Luca Chiappino, sembra quasi inutile chiederti, ma che cos'è un derby per Luca Chiappino? Beh, per me che sono genovese, genovano, è più di 20 anni che lavoro per questa società, voglio dire, è la partita che si aspetta tutti gli anni, anche con il settore giovanile, perché così è una partita diversa dagli altri, carica di emozioni, poi i ragazzi... specialmente quest'anno per noi, almeno parlo per il mio gruppo, sono quasi tutti di Genova, perciò è un valore aggiunto. Però il derby è una cosa che muove la città intera, insomma, si aspetta per un anno queste due partite e ovviamente si spera sempre di prevalere sugli avversari. Luca, quanti ne hai visti, quanti ne hai giocati, quanti sei stato in panchina, quello che ti ricordi? Qualche aneddoto di qualche derby? Ne ho visti tanti, perché ho 50 anni, da sempre genovano, perciò dall'età di 4-5 anni che ho iniziato ad andare allo stadio, perciò ne ho visti davvero tanti. E giocati ne ricordo uno che per noi è stato emblematico, perché noi purtroppo eravamo in Serie B, la Sampdoria in Serie A con una squadra fortissima, è stato l'anno della Columbus Cup. A Ferragosto con più di 50.000 spettatori, eravamo 4-5 ragazzotti della primavera, vincemmo noi tra l'altro i rigori 1-1, vincemmo noi i rigori, per noi fu una soddisfazione incredibile, davvero da brividi. Non c'eri in quello di scoglio a Marsiglia? No, assolutamente no. Perché volevo raccontare che il professor Scoglio nei derby particolari, specialmente quelli che conosco erano difficili, raccontalo tu. Sì, sono andati in ritiro a Saint-Provence, credo, e una settimana, e nell'avvicinarsi del derby, al ritorno, il venerdì credo, e il gruppo che lui intendeva far giocare titolare voleva farlo trasferire in aereo, gli altri in pullman. Allora ci fu una mezza rivolta di tutti i calciatori, perché dicono no, non è giusto, non è corretto, però l'idea era quella che i titolari, gli 11 che avrebbero potuto giocare il derby, dovessero tornare in aereo e gli altri invece dovevano fare una bella sfacchinata in pullman. Grazie Luca Chiappino. Grazie a te.